Il primo paradiso è quello naturale, di quando eravamo dentro alla mela. È un segno sulla sabbia di nuova umanità, e il vento che lo legge lo trasporta con sé. È il terzo paradiso, oh oh oh, poi non ne avremo più. Con il morso della mela uscivamo dalla natura e creavamo il paradiso artificiale, il secondo paradiso che ormai divora la mela. Adesso entriamo nel terzo paradiso, integrando pienamente la vita artificiale nella vita naturale. È l'opera planetaria di cui noi tutti siamo gli autori. Il terzo paradiso, la nuova.